sono passati 50 anni. Davvero? Ma sembra di sì. Come se la ricorda? Beh, insomma, tutte le grandi vittorie si ricordano volentieri, poi ci sono, se ce le dovessimo dimenticare c'è sempre qualcuno che ce lo ricorda, quindi sono bei ricordi, qualche volta si rivive con i vecchi amici in quel momento particolare, poi ce ne sono stati altri, il primo poi tante volte è quello che lascia il segno maggiore. È stato il più grande Milan della storia o il più grande Milan della storia è quello di Berlusconi? Il più grande Milan della storia è sempre lo stesso che vince. Quello che vince è il più grande di quel momento. Il calcio non è cambiato, cioè che vincerebbe il calcio. Io credo che indietro nel mondo non si tornerà più a far niente. Il calcio è cambiato perché è diventato più atletico, più determinato sul piano fisico, insomma è migliorato sotto quell'aspetto ed è peggiorato un po' sul piano tecnico, bisognerebbe invertire la rotta, non so se ci sarà ancora la possibilità di divertirci di più a vedere i colpi, le invenzioni piuttosto che gli scontri fisici. Se la senti di dare un consiglio a Berlusconi, lei Allegri lo terrebbe? Io non sono in grado di dare consigli a nessuno perché non ho più responsabilità dirette e quindi mi va bene così. No. Ma è piaciuto il Milan quest'anno? Beh, se avesse fatto la prima parte come la seconda forse avrebbe potuto anche addirittura pensare di vincere il campionato. Purtroppo è partito troppo in ritardo ed ha finito in ritardo.